Salve e benvenuti a questa nuova puntata dei miei action figures. Ti avevo fatto vedere in precedenza i miei action figures nello sfondo. Ho messo già esposti gli altri 7 venuti. E però questa volta ho ordinato ben 6 pupazzi. Non 7 come l'altra volta, ho ordinato un t-shirt, ovviamente per me, non più per il fratello. Due cinture e delle collanine. Allora, iniziamo a aprire. Già vi ho detto prima che questo è uno dei primi video in italiano, perché io non per vantarmi, ma nel centro-sud Italia sono quello che possiede più pupazzi di wrestling. Con questi 6 arrivo a 124. Questo è il mio fratello, scusate però. Ecco qui i pupazzi più cinture e altre cose, non mi ricordo neanche l'ordine. Allora, ad aprire le danze c'è il Best in the World. Questa tenuta è proprio quando l'ho indossata verso la faida del 2012 contro Daniel Bryan. Eccolo qui. CM Punk. Con il titolo WWE luccicante, per fortuna, perché come quello di The Miz, Starlight 18, Starlight 19. Vabbè, non mi ricordo bene che lettera, non era così luminescente. Scusate. Poi ecco qui Hardcore Ringside Collectibles Wrestling Exclusive Kane col titolo Hardcore Champion. Con l'Hardcore Champion, bellissimo. Demiz, scusate se mi interrompo, ma devo fare un attimo una cosa. Ok, poi scusate, ma poi passiamo a un altro. Salve, mi presento mio fratello. Buonasera, sarei anch'io un appassionato di wrestling, non della WWE ma bensì della WCW. Comunque, Infatti, questi oggetti sono molto carini, devo dire. come vi avevo detto la scorsa puntata, il DVD WCW, ecco, ve lo rifaccio rivedere. L'ho preso soprattutto per ordine di mio fratello, perché in quel periodo era la prima volta che era in wrestling. Poi sempre Elite Ringside Collectibles Exclusive. Stone Cold Steve Austin con il suo classico giubbettino e due titoli, che quando ha vinto questo e poi l'ha trasformato in questo. Ok, poi passiamo proprio sempre nel 2012, verso questo periodo di Money in the Bank. Proprio il Money in the Bank si farà questa domenica. Ecco John Cena, che esce dalla valigetta Money in the Bank, e una scala, ovviamente non troppo grande, più o meno alto come lui. E la valigetta ammaccata rispetto a quella che c'avevo a The Miz, ammaccata rispetto a quella di The Miz, perché ricordiamo quando ha vinto la valigetta si è staccata dal nulla, non sapeva neanche lui perché. Non sapeva neanche, l'ha sbattuta al ciak di Big Show e ha ceduta. Ok, poi passiamo alla serie Light Basic, scusate, serie Basic Superstar slash cancelletto 41, Daniel Bryant con la barba lunga, ecco, molto bello. E tra cui esce sempre Basic e Jay Lee, un'altra Jay Lee. Vabbè, Daniel Bryan, Sheamus, The Miz, Horsewalker, non so perché ancora lo fanno in action figures, ma non lo so. E anche questo non lo so perché lo fanno in action figures, Santino Marella. Poi passiamo a ultimo pupazzo, ultimo action figures.
Kane, il suo ritorno dall'infortunio, qui parliamo degli Slammy Awards 2011. Ecco qui, Kane. Ovviamente nella prossima uscita dei 21 ci sarà Kane col titolo di coppia, ma ho preferito questo che nel sito. Ricordiamo sempre il Wrestling Store, c'è sempre... c'era questo, non ho approfittato. Poi me la sono presa per me questa maglia. La maglia CTS CM Punk, non quella che indossa, un altro tipo. Ecco qui. Eccola qui. CM Punk GTS Best in the World. Ok? E qui passiamo alle collane. La mia collana di John Cena, ma non questo John Cena nuovo che fa schifo, ma un John Cena che ricorderemo tutti quanti quando non era per niente fischiato. È proprio il ciondolo World Life con lucchetto, più il pendant più la catenina, guardate, proprio è uguale, guardate. Ho fatto vedere già la scorsa puntata di X, ovviamente non posso postare a rotta di collo questi video perché quando faccio un'ordinazione li faccio bella bella, faccio bella piena. Scusate. Scusate, vabbè, c'era un'interruzione, stavo parlando un attimo con mio fratello. Ora passiamo rispetto alle ultime cinture che faceva la Jackson, queste qui sono nettamente meglio. Il titolo World Heavyweight Championship. Un titolo che non mi compro un titolo dal 2009. Ecco qui. Bellissimo, proprio bello, 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 bello. E non ho approfittato, siccome non avevo mai avuto il titolo World Heavyweight Champion, ho preso anche quello e beh, ho approfittato a prendere il nuovo WWE Championship. Una novità assoluta. Novità assoluta, bellissimo questo titolo. Io vi faccio vedere il titolo World Heavyweight Championship. Ecco qui. Eccolo, e ecco, faccio vedere un attimo le mie cinture, un po' scassate però, la maggior parte scassate. Il titolo degli Stati Uniti, versione come l'ha modificato John Cena, molto bello, sempre con questa cosa del rapper che si gira, molto bello, sì. È un po' ovviamente scassato. Poi passiamo a... mio nonno era andato in America e mi ha preso questo, anche se non era di mio ordine. Scusate. Ecco l'European Champion. L'European Champion che tradizionalmente è stato in vigore fino all'incirca al 2001, però venne unificato insieme all'Hardcore Championship per... In seguito venne l'European Championship. Ecco qui. L'European Championship venne in seguito unificato insieme all'Hardcore Championship formando l'attuale Intercontinental Championship. Tutto okay. Questo è avvenuto intorno al 2001-2002. Poi passiamo a un titolo davvero molto scassato qui. WWE Tag Team Championship di SmackDown, ovviamente. Scusa, ora hanno fatto una scelta di merda perché ormai sono unificati i titoli di coppia. Questo qui è molto rovinato perché diciamo è quello che abbiamo usato maggiormente, soprattutto per i nostri match agguerriti. Ci abbiamo fatto di tutto, anche ritagliato, cioè proprio le... E poi ovviamente il titolo, quello che l'ha tirato anche in testa mio fratello e si è messo a piangere. The Original One, questa qui naturalmente che è stato in vigore da fine 2005, da quando John Cena passò al draft, al roster di Raw attraverso il draft del 2005, fino a... Qualche mese fa? 2012? Diciamo, fino a gennaio 2013. Fino a gennaio, già febbraio. No, aspettate, vabbè, ora non vi posso dire bene la data.
A presto da Luca e Luigi. Ovviamente la scorsa volta ho detto solo lui, Luca. È solo Luigi, scusate. Vabbè, arrivederci. Ora vi faccio vedere in primo piano i miei action figures. Guardate come sono belli. Ecco qui, ora vi faccio vedere il settimino che ho, sì, che ho sistemato la scorsa volta, quando ho fatto la prima puntata. Ecco, Chris Jericho, Cactus Jack e Jay Lee, Ryback, Chris Jericho ce l'ho detto, Rey Mysterio, Randy Orton e Triple H Defending Moments. Qui sono tutti i DVD Wrestling Heroes, e vabbè, qui il diario e gli altri vari DVD. A presto.